Buongiorno a tutti ragazzi, Pasquetta si avvicina ed è tempo di organizzare al meglio i vostri party. Allora, iniziamo a far vedere i prodotti più adatti secondo noi per passare al meglio le vostre vacanze di Pasquetta con gli amici. Allora, tutti quanti giochi poco impegnativi, alcuni famosissimi con oltre 7 milioni di copie vendute e che hanno fatto uscire anche espansioni, varie versioni. Partiamo subito con i consigliati di Pasqua. Tanti anni fa uscì un print to play famosissimo che ha sconvolto il modo di giocare in party. Praticamente bisognava dare delle risposte a delle domande ipotetiche, a delle frasi ipotetiche e completarle e farlo nel modo più divertente possibile, con black humor, con sessismo, razzismo. Diciamo, non è un gioco per tutti, ma questo gioco è approdato in Italia col nome di Cocorido. Eccolo qui, disponibile in negozio anche con le varie espansioni, Cocorido nel web, Cocorido 2 la vendemmia. In Cocorido 2 la vendemmia troveremo anche frasi inerenti al Covid. Questo tipo di gioco ha dato il via a una serie di altre dinamiche che hanno creato giochi sempre più divertenti e anche più famosi, come What Do You Mem, dove a differenza di Cocorido, dove dovevi inserire delle frasi all'interno della frase principale per farla divertente, qui invece dovremo rispondere a dei meme accostandoci delle frasi. Ragazzi, questo qui ha spopolato. Stessa casa poi ha continuato, ne ha fatti tanti altri, ha creato New Phone Buddies, ovvero una, diciamo, una sorta di evoluzione anche questa di Cocorido, dove c'è una chat e noi dovremo continuare questa chat rispondendo sempre con le carte che abbiamo in mano per cercare di creare il discorso più senza senso e più divertente possibile. Perché consigliamo questo tipo di giochi? Per Pasquetta soprattutto? Perché non sono agonistici, nel senso sono quel tipo di gioco che non c'è un vero e proprio vincitore. Più che altro bisogna essere il più divertente possibile e soprattutto crea dei dinamismi nel party che fanno ridere, quindi anche se avete bevuto un po' di più o comunque avete degli stati alterati, questo tipo di giochi sono perfetti perché vi faranno veramente veramente divertire. Sempre la stessa casa, non contenta di aver creato questi titoli, ha buttato giù anche un'idea un po' più femminile per gli addii al celibato e stiamo parlando di For the Girls. Sempre stesso sistema, qui però è diciamo più sulle verità, ovvero vengono girate queste carte e si dovrà parlare delle verità che si sono fatte o non si sono fatte nella propria vita particolare. Questo qua è un po' più femminile, diciamo un pochettino più quote rosa. Continuiamo adesso con giochi a ruoli. Immanuel Casto, noto cantante nonché membro del Mensa, quindi parliamo di una persona con un quoziente intellettivo molto elevato, aveva già creato il gioco Squillo, un gioco dove dovevate interpretare dei protettori di prostitute, metterle su strada e fare più soldi possibili. Adesso ha dato il via a questa nuova linea di giochi che si chiama Non si può più dire niente, un gioco a ruoli nascosti dove interpreterete il boomer, il cittadino incazzato, il troll. E dovete riuscire a capire se le fake news, che sono delle carte che vengono messe sul tavolo, sono delle fake news, da chi sono state dette, e quindi scoprire i vari ruoli e anche cercare di evitare il bluff di questi ruoli. Simpatico, ma già passiamo a un livello di complessità leggermente diverso, perché qui c'è un vincitore, a differenza dei primi che vi avevo detto, qui c'è la possibilità di vincere, quindi adatto a un tipo di gruppo che casomai cerca un pochettino più di agonismo. Sempre a ruoli non possiamo non menzionare Bang. Come dicevo anche a inizio video, oltre 7 milioni di copie vendute, gioco assolutamente bellissimo a ruoli, dove interpreterete dei vari ruoli in ambientazione western. C'è lo sceriffo che ha un modo per vincere, i vice sceriffo che hanno un altro modo per vincere, i fuorilegge che hanno un terzo modo per vincere e il rinnegato che deve massacrare tutti quanti per poter vincere. Perché è interessante? Questo gioco è interessante perché ha introdotto il concetto delle posizioni al tavolo, ovvero a seconda di dove sei seduto,
tu puoi interagire con gli altri alla tua destra e alla tua sinistra. Se non hai armi da fuoco, potrai colpire solo chi è a destra e chi è a sinistra, naturalmente con le carte, non è un gioco fisico. E dovrai prendere tipo il fucile da cecchino per poter sparare a chi si trova più lontano. Di questo gioco sono uscite milioni di espansioni e per questa Pasquetta la Da Vinci's Game ha fatto uscire un altro paio di espansioni. Una è l'Expansion Pack, che in realtà contiene le espansioni diventate ormai sold out, tutte e tre insieme, anzi tutte e quattro, che in realtà sono quattro espansioni, tutte e quattro insieme per completare il bang che avete già. Però ricordo, queste sono ristampe di espansioni che già dovreste avere ipoteticamente. È poi uscito The Great Train Robbery, ovvero ha aggiunto dei nuovi fuorilegge, che fino a qua tutto a posto, vari ruoli nuovi, ma ha introdotto il treno. Adesso dovrete saccheggiare il treno, quindi la struttura del gioco è nettamente cambiata. Questo lo consiglio veramente, veramente bello. E poi, per chi non avesse proprio il gioco base, può comprarlo sia normale che nella pratica e fallocentrica confezione, a forma di pallottola, che contiene già tre espansioni all'interno e la carta di Babbo Natale. Questa è figa perché quando la apri è disposta in modo tale che puoi mettere tutte quante le carte in fila. Diciamo molto molto ben realizzata. Continuiamo adesso con giochi un pochettino più leggeri, caotici. Andiamo con i caotici. Taco, gatto, capra, Picasso, pizza. Questo non riesco a giocarci neanche morto. Allora, come funziona? Voi dovete praticamente dire questa filastrocca che è scritta sul dorso della carta, taco, gatto, capra, cacio, pizza, e girare la carta. Se la carta è tipo la capra, dovrete nominare la capra. Se la carta, insomma, è una scimmia, dovete prima toccarvi la testa e poi dire scimmia. Dovrete riuscire comunque a urlare il più possibile e ad essere più veloci degli altri per mettere la mano sul tavolo. Questo qui è a vittoria, è caotico, ragazzi. Se non vi piacciono le urla, questo qua lasciatelo proprio perdere. Però è bello perché è pratico e veloce, si spiega in 5 secondi ed è da 2 a 8 giocatori. Poi continuiamo con giochi un po' più seri. No, giochi ancora un pochettino più sul black humor. Allora, Left and Right Dilemma. Allora, simpaticissimo questo. Come funziona? Noi abbiamo delle carte che sono delle domande e dei bivi dello sciatore. A turno dovremo, un giocatore segretamente risponderà alle domande, quindi andrà a destra o a sinistra perché ci sono le varie opzioni, e atterrerà in un punto. Gli altri giocatori dovranno riuscire a indovinare in che punto lui è atterrato. Dopodiché partirà la spiegazione. Fra le varie domande abbiamo domande scomode, divertenti, strane, tipo: fai sesso? Preferisci in una spiaggia affollata o in un igloo? E quindi dovrai scegliere. E la cosa bella è che poi chi ha risposto alle domande dovrà anche motivarle. Simpatico, molto 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 simpatico, molto leggero. Poi Tilt. Tilt è praticamente la fusione di Jungle Speed e i giochi a parole. Per chi non conoscesse Jungle Speed, era un gioco dove ognuno, un gioco di velocità dove ognuno di noi aveva un mazzo di carte davanti, doveva girare la carta. Se la carta era uguale a una delle carte dei giocatori presenti, doveva prendere un oggetto al centro del tavolo e gli dava tutte quante le carte. Tilt ha fuso questa meccanica, ovvero giri la carta e c'è un disegno, un ombrello, una palla, quello che vuoi, e anche una parola. Se il disegno è uguale al disegno di qualcuno dei presenti, dovrò essere veloce a trovare una parola, una risposta alla parola che ho detto. Per esempio, giro, c'è scritto frutta secca, pistacchio. L'altro invece, che ha la sua carta, sa già la parola che deve dire e quindi per lui è leggermente più facile. Però deve stare attento perché quando giro, devo essere bruciante. Pam, istantaneo, si parla. Poi andiamo con Bigger is Better. Vabbè, questo qua non ha bisogno neanche di spiegazioni. Dovrete dare delle misure a degli oggetti. Mi fermo qua con The Bigger is Better, casomai lo mettiamo in grafica. Poi abbiamo Top 10. Simpatico anche questo. Gioco anche questo qua, non è che si vince proprio, è più che altro per divertirsi. Allora, viene dato un tema. Viene dato un tema, dopodiché segretamente ognuno dei giocatori ha una carta con un numero e dovrà dire
una cosa inerente a quel tema. Esempio, di quale oggetto avresti avuto bisogno sul Titanic, dal meno utile al più utile? Il giocatore di turno, dopodiché, dopo aver sentito le varie risposte, dovrà mettere in ordine le risposte dal meno utile al più utile. Quindi tu devi essere bravo sia a dire un oggetto che si trova a quel numero e a far capire agli altri, all'altro, alla persona che dovrà indovinare, più o meno su che numero si trova. Simpatico, divertente, e anche qui ne escono di tutti i colori, ragazzi, veramente di tutti i colori. E chiudiamo con un gioco un pochettino più serio. Imagine, sempre a tema, ovvero ti viene dato un tema, per esempio, che ne so, natura animali, struzzo, devo far capire agli altri uno struzzo. E abbiamo delle carte che sono trasparenti, hanno dei segni, simboli, cose strane, e le possiamo combinare come vogliamo nel minor tempo possibile. Quindi dobbiamo far indovinare alla nostra squadra struzzo, e per farlo io ho una serie di carte con questi disegni, quindi li posso prendere e sovrapporre, casomai anche farli muovere, per tentare di far capire struzzo a qualcuno utilizzando i cerchi, le cose, i disegni strani. Quindi questo qua è molto simpatico, questo qua è già un pochettino più serio. Questo qua è da, vediamo quanti giocatori, questo è da 3 a 8 giocatori. Quindi signori, abbiamo tanti altri giochi a tema per questa Pasquetta, però questi qua sono quelli là che vi consigliamo di più, sia dai più semplici e caciaroni, che a quelli un pochettino più seri.